Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi ho deciso di portare un video per rispondere alle vostre tante domande riguardo l'interfaccia di recupero comandi al volante e in alcuni casi quella per recuperare anche il Blue Me. Questo perché da quando ho fatto il video sul montaggio dell'autoradio con l'interfaccia mi sono spuntate parecchie domande sul funzionamento, quindi vi porto il video per chiarirvi meglio la situazione e per magari sfatare i vostri dubbi. Quindi intro e cominciamo subito. Questo che vedete adesso è il catalogo dei prodotti Pacer. La Pacer è diciamo un'azienda produttrice di componenti elettronici per le macchine prevalentemente. E qui possiamo trovare centraline di ogni tipo, da interfacce comandi al volante, sicurezza e sensori, le DAB tuner, interfacce per viva voce, Bluetooth, eccetera, insomma, troviamo di tutto e di più. Quindi io cosa volevo portarvi nello specifico? Volevo portarvi l'interfaccia per recuperare i comandi al volante della nostra amatissima Alfa Romeo Mito. Allora, qui ci troviamo davanti l'interfaccia che utilizzavo io. Zoom un pochino così vedete meglio anche voi, ovvero l'interfaccia Blue Back, composta da due centraline che recuperano una i comandi al volante e una il Blue Me per chi ce l'avesse. Quindi se dovete recuperare soltanto i comandi al volante, questo kit ve lo sconsiglio perché costa anche assai di più. Assai di più, quindi compatibile con Kenwood, Clarion, JVC, Alpine, Pioneer, eccetera, eccetera, e con anche quelle più cinesi possibili. Basta specificare poi il codice quando andate a comprare la centralina. Ce ne sono di tre modelli: il Fiun 11, Fiun 21 e quella per l'autoradio che volete voi. Quella che ho comprato io è la Fiun 21, in quanto era sprovvista dell'adattatore. L'adattatore è quel filo che collega la centralina all'autoradio che metterete, quell'aftermarket. Comunque, quello che cambia tra le tre è veramente poco, appunto l'adattatore e il multiprotocol interface nell'ultima. Io vi consiglio vivamente di comprare il kit Fiun 11 o il 21. Basta che poi se comprate il 21 di specificare il cavo che vi serve per i cablaggi, quello dipende ovviamente dall'autoradio che andrete a montare. Questo è compatibile con le vetture Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Abarth, quindi tutte quelle fanno parte di FCA. Ok, praticamente permette appunto la sostituzione dell'autoradio originale del veicolo recuperando le funzionalità del comando al volante e del Blue Me per chi ce l'avesse. È completamente plug and play, quindi molto base e facile facile. Qui abbiamo i modelli di macchine su cui possiamo montarlo, quindi c'è veramente tutto quello che volete. Vi lascio il link del catalogo in descrizione, così scaricate il PDF e ve lo controllate. E c'è anche in inglese per chi volesse, se siete pratici. Oltre questo, volevo farvi vedere un po' di più un altro aggeggino, ovvero quello per recuperare soltanto i comandi al volante. Quindi ora lo cerco e ci vediamo tra pochissimo. Questo link qui, il terzo che capita, sistemi per veicoli, se carica, ok. Recupero comandi al volante. Mamma mia, sto raffreddore di merda.
Quindi comandi al volante per radio aftermarket, poi se avete altre necessità potete controllare tranquillamente. Io qui ho già selezionato al faro manomito, però ecco questa, vi si presenterà questa schermata, quindi scegliete la macchina che avete voi. Io scelgo Alfa Romeo Mito, abbiamo due opzioni, ovvero l'anno di produzione. La mia entra in questo range, quindi andrò a cliccare qui ovviamente e mi troverò queste centraline. Questa è quella che avevo io, che è quella di cui vi ho parlato poco fa, mentre di qua troviamo i modelli Unigan, Unigan Plus e Unigo Dual. Questi sono... e Unigo Dual Plus anche, giusto? Mi sembra che le differenze siano veramente poche tra le due tipologie, le tre tipologie di... interfaccia di recupero comandi al volante. Ovviamente dovete scegliere la radio che andrete a mettere, se no non funzionerà giustamente. Comunque, se non erro, l'Unican Plus o l'unico Dual Plus significa che riescono a riconoscere l'autoradio in cui andranno inseriti, interfacciati, scusate. Quindi non importa se è Sony, Pioneer, Alpine, eccetera. Se avete Unicorn Plus o Unico Dual Plus, lui lo riconosce automaticamente. Quindi diciamo che sono multi-device. E un'altra cosa è che praticamente sono compatibili con altri tipologie di sistemi di interfacciamento, ovvero Gambus, K-Bus, per quanto riguarda Unican Plus. Se andiamo a vedere per esempio l'unico Dual Plus, eccolo qui, Gambus, K-Bus e Resistive. Quindi diciamo più la centralina è completa e meglio è. Quello dipende da voi, da tutte le necessità che vi servono, ecco. Dalle necessità che avete, scusate. Quindi ragazzi, io per questo video vi saluto, spero che vi sia utile soprattutto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Lascerò sotto in descrizione i vari link ai siti e al download del PDF e metterò in alto a destra i vari collegamenti ai video precedenti sul montaggio dell'autoradio se non l'avete visti. Quindi io vi saluto, Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi.